E questa era la voce di Alessandro De Piero per introdurre il nostro ospite anche la partita prossima qui a Sydney, una partita pienissima soprattutto di pubblico e dalle grandi attese. Mancano ancora pochi giorni, anzi un giorno solo. Io voglio prima presentarvi il nostro ospite. L'ho annunciato stamattina, abbiamo Tony Pignata, con una T, Pignata, Sì. al nostro microfono oggi. Reduce da Melbourne, perché sei stato già ospite all'Italia con Tony Tardio, e Chief Executive, noi diciamo direttore generale. Sì. Gli ho chiesto il permesso, posso parlarti in italiano? Dice benissimo, non ci sono problemi. Proviamo, Infatti, mentre io parlo malissimo l'inglese, lui parla benissimo l'italiano. Ciao Tony, eh. Ciao Paolo. adesso sei tu il boss di Alessandro De Piero, praticamente. Sì, È vero, va? tua l'idea, tua il lavoro, è stato un grosso lavoro portarlo qua, è vero? Sì, è stato un progetto grande a portare Alessandro qui a Sydney, perché mai aspettavo che lui giocava contro il Newcastle domani sera con la maglietta di Sydney. Dimmi, hai avuto subito un grosso appoggio da parte di tutto il team della squadra, da parte dei dirigenti della squadra? O c'è stato qualcuno che diceva: Tony, ma tu stai sognando, ma come farai a portare di più qua? Tutti hanno detto questo, ma io ero sempre positivo che lo prendiamo. Abbiamo fatto il contatto con email al fratello e loro hanno risposto subito. Allora c'era anche del padre di Alessandro e il fratello che volevano fare questo, come dice, un progetto con Sydney. Quindi la risposta immediata ti ha incoraggiato ad andare avanti con il progetto. Sì, volevano che prendiamo l'aereo, ma loro pensavano che era 2 o 3 ore con l'aereo. E non era tanto. No, 30 ore. Poi voce e indiscrezioni, sì, no, no, sì, poi ovviamente questo poi il calciomercato riflette un po' anche la situazione a livello anche in Australia. Quando si deve decidere un nuovo giocatore ci sta sempre qualche dubbio fino a quando non c'è la firma sul contratto. Esatto, c'era tanto dubbio. Poi ha avuto un'ovazione generale qui in Australia, ormai conoscono Del Piero senz'altro, adesso conoscono anche Tony che ha portato Del Piero in Australia. Adesso sei conosciuto più che come chief del Sydney FC, come colui che ha portato Del Piero in Australia. Beneficerà il calcio australiano? Speriamo, perché questo è un calcio, un campionato giovane. Siamo 8 anni che I-League, che stiamo giocando e speriamo che qualcuno come Alessandro puoi mettere il campionato australiano sul mondo. Parliamo un po' della tua vita perché sappiamo ben poco. Io poco fa ho detto di origine salernitana, Sì. tutti e due i genitori, papà e mamma. Sì, vengono. Mamma è un paese cogliano, vicino a Contursi, papà Oliveto Citra. Quindi poi qua quanti figli siete? Quanti siete? Io ho soltanto un fratello, Quindi due, sì. due figli, solo due figli. Sì, e mi sono sposato una romana. Hai sposato la Roma, Roma di Roma. Ah, ecco perché l'altro progetto invece. Totti. Aia, amici, mi hai bruciato la notizia. No, Volevo darla per in chiusura del nostro intervento. provincia Roma è un paese, c'è stato il Papa, il Carpineto Romano è il paese. Carpineto Romano. No, dico, c'è stata questa vocina, dice che dopo Del Piero, regolamenti permettendo, perché bisognerebbe cambiare il regolamento, che adesso puoi mettere solo uno straniero dentro al Sì, team. Però l'idea potrebbe essere quella di Francesco Totti qua, vero? ah, è stata una battuta che ho detto che mi hanno chiesto chi altro, un altro giocatore grande come Alessandro sarà Totti. Il prossimo. Sarà solo una battuta. Ma chi lo sa? Chi lo sa? Ecco, il tuo sorriso vuol dire tutto. Noi interpretiamo il tuo sorriso come una nota positiva. Speriamo che sia così. Poi, la tua vita, il tuo primo lavoro, cioè sei stato subito a contatto con il calcio, con il soccer. No, ho fatto l'università, ho studiato finanza, economia, stato in banca per 18 anni. E dopo, la passione è sempre il calcio, l'ho giocato C'era nel sempre. sangue, insomma, è quello. E DNA, dicono. papà ti portava allo stadio. Sì, ma l'ho giocato sempre.
questa passione è diventato la carriera di Tony Pignata. Come hai fatto ad entrare con il Sydney FC? Perché poi si parlava quando c'era ancora la National Soccer League, questo calcio che non decollava, non c'erano più soldi, parecchie squadre grosse, famose, hanno dato forfè, hanno chiuso, sono andate via. C'era l'altra Sydney, ti ricordi, gestita benissimo, ha vinto tutto praticamente, eppure vincendo tutto ha chiuso, che dicevano i boss, i gestori, no, siamo in perdita, non possiamo perdere con il calcio. Poi cosa è successo? C'è Frank Lowe, che lui era il presidente di Sydney City. Lui è fatto adesso presidente della Federazione Australiana di Calcio, e hanno fatto questo A-League, Fox sulla televisione, paga un po' di soldi. Allora ancora perde, le squadre ancora perde, le squadre di tutto il mondo perdono i soldi, ma la Lega sta crescendo, speriamo. Quindi questa iniezione di Del Piero è ottima. Ah, sì, domani c'è. Abbiamo con noi in studio anche il collega Gianluca Buttarello, che sarebbe il nostro editore della Fiamma e del Globo. Ciao Gianluca, non so Buongiorno. se vuoi fare qualche domanda anche tu al nostro ospite oggi. Voglio dire, se volete potete telefonare, tra poco mettete in palio anche qualcosa. Quattro biglietti li vogliamo mettere in palio. Avete sentito l'annuncio di Del Piero? Per questa partita, credo, domani, Domani sera. sabato, ci sono pochissimi biglietti ancora rimasti, quindi affrettatevi perché non li troverete al botteghino, quindi dovete prenotarli oggi, non so, via computer, via internet, ticket. Quindi se volete ancora ci sono posti, pochi, pochissimi posti, però bisogna prenderli oggi, non domani, perché domani non avete più chance di vedere Del Piero in azione e ovviamente tifare per il Sydney FC. No, niente, volevo chiedere a Tony se come è stata presa dalle altre squadre l'acquisto di Del Piero da parte del Sydney FC. Viene vista come una cosa positiva? C'è stata collaborazione in qualche modo? O c'è un pizzico di invidia magari? Perché parliamo di Del Piero, parliamo di Eschi, sono due cose un po' diverse. No, penso che è tutto positivo, perché per esempio quando andiamo a Melbourne in gennaio, il stadio sarà pieno lì. Loro anche adesso giocano a Amy Stadium e cercano a spostare la partita dove c'è più gente che può andare. Allora anche per loro, per tutte le altre squadre, quando giochiamo fuori casa saranno pieni i stadi. Allora è positivo per tutte le altre Quindi non squadre. avete avuto nessuno che vi ha detto: ma cosa state facendo? State spendendo troppi soldi. Non c'è stato un pizzico di invidia da parte di nessuno. No, è stato tutto positivo. Anche tutte le altre squadre, tutti gli altri editori mi hanno chiamato. No, tutto positivo. E come penso che, hai detto che sei un appassionato di calcio, che hai sempre seguito il calcio anche qua, quindi saprai che in passato ci sono stati giocatori italiani che sono venuti qua, Sì. non del livello di Del Piero, assolutamente. E si sono tutti rivelati un buco nell'acqua, diciamo, fallimento. Non ti ha sfiorato quest'idea che potesse succedere lo stesso? No, hai visto come hai giocato la Sì, settimana? no, 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 ma ripeto, Del Piero è un altro è un livello, altro livello, è un certo. carattere, è un perfetto per noi, perfetto per il E campionato. tra l'altro ritengo che sia un fatto positivo anche il fatto che sia sotto contratto per 2 anni, che non sia come Carbone qualche anno fa che ha giocato 2 partite, come altri esempi di gente che sono venuti qua, Berti che ha giocato 10 partite. Quindi penso che sia positivo il fatto di averlo qui per 2 anni, perché anche se dovesse trovare delle difficoltà iniziali, probabilmente col tempo dovrebbe andare sempre meglio. Sì, speriamo. No, lui è positivo, lui vuole ancora vincere. È della Juve, che vincono sempre. E speriamo che questo tratto della Juve finisca anche al Sydney FC. Bene, io dopo la prima uscita qualcuno ha detto, perché ci sono, sai, quanti ci sono? 40.000 spettatori, sono 40.000 allenatori e ognuno sa come potrebbe allenare meglio dell'allenatore la squadra. E i 40.000 allenatori dicono, beh, vicino a Del Piero forse ci vorrebbe qualche altro rinforzo per dare più spazio a Del Piero in attacco, ci vorrebbe forse un rinforzo in difesa. Tu cosa ne dici? Allora, la squadra è una squadra giovane, per esempio, non hanno giocato insieme tanto. La prima partita era contro Wellington, che non è andato bene. Oggi abbiamo preso la firma di Jason Cholina, che gioca con la nazionale australiana, è ancora infortunato, ma speriamo fra 4-5 settimane sarà con Alessandro. No, Alessandro è molto positivo della squadra. Lui è direttore sul campo,
È una cosa se la gente vuole venire a vedere questo fenomeno in campo, sarà una cosa bella. Da solo già vale la pena. Gianluca, non rischiamo, non si rischia che poi si concentri tutto sul grande del Piero. Beh, il rischio È c'è, normale, beh, è all'inizio. normale, è chiaro che è normale, però è anche uno dei motivi per cui è stato preso, insomma, deve essere l'attrazione principale, deve fare un po' da richiamo verso un campionato che, a dire la verità, non è che sia così affascinante nei confronti del pubblico, in particolare Si australiano, e anche temeva, degli italiani. ecco, si temeva Gianluca e Tony, soprattutto, si temeva che i giocatori andassero un po' pesanti su Del Piero, sono tutti i difensori delle squadre avversarie. È stata fatta una specie di briefing tra di loro oppure non c'è stato bisogno? Avete avvisato gli arbitri, ragazzi, mi raccomando. No, perché anzi, i difensori della Serie A sono più duri Dei rossi dei qua. nostri. Allora, no, tutto hanno rispetto per Alessandro, giocano per vincere, ma penso giocano che... Perché il tam tam in Italia era, i difensori australiani vengono dal rugby, allora quelli menano, insomma, hai saputo pure tu queste Sì, notizie, sì, sì. ma non è niente di tutto questo. No. Andiamo a una pausa, facciamo una pausa, la dedichiamo a tua moglie. Come Ok, si chiama tua moglie? Anna. Anna. Di riflesso anche a tua madre, perché se no poi ci resta male, perché la mamma è ascoltatrice di Red Italia, sei trova a Melbourne, siamo tutti romani. Ecco qua. Facciamo una foto con me. Chiamala, It's all right? perfetto. Help yourself to some water. Eccola, That's that's what I why. see it. Natural sparkling. Natural sparkling. A Del Piero no, perché usa attracco, però a lui ci puoi mandare un po' di acqua a casa. Come No, 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 lo lo si ripeto, vede. adesso è anche qua lo ripeto. I don't think Portata a so. casa, Sì, sì. giù al supermercato qua, quello italiano. No, ha visto l'olio o l'avento, ma non l'acqua. No? No, L'olio sì, ma non c'è l'acqua. Santa Levino. Sì. Ah, eh sì, la sempre Pellegrina. This is where I send Sì, it. ma la Questo per... imbottigliano qua però. No. Sorry? La fanno, mette la imbottigliano qua sempre. Cioè, Okay, rimanere nelle bottiglie di vetro, non la possono portare di là, sarebbe troppo pesante. Allora la mettono qua, chissà dove No, ci mettono. the best place to send it is where your wife is, so In give me Melbourne? that address, yeah. Ok. Because here you can bring it all the time here. Once a Do ball? you want me to give you? Yeah, but Yeah. you can't have it on Okay. Mexico. Yeah. And that way,